sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. L'ecco di scena alla Silvio Piola contro la Pro Vercelli. Piemontesi che tornano in campo dopo il lungo stop per il Covid, con l'obiettivo ancora di poter vincere il campionato, di arrivare al primo posto nel girone A di Serie C. Partita vera, big match alla Piola. Subito la Pro Vercelli in avanti con il calcio d'angolo battuto sul secondo palo. Masi col piattone, nessun problema però per il portiere blu celeste Borsellini. Iocolano dall'altra parte, dentro Zeliak di testa, appostato al vertice dell'area piccola sul secondo palo, insacca la sua seconda rete consecutiva. Era andato in rete anche domenica scorsa. Zeliak, difesa a zona della Pro Vercelli, che manca completamente la marcatura sul numero 2 blu celeste, che può così incornare senza dover ancora una volta neanche staccare. Vantaggio dell'Ecco. Pro Vercelli prova a reagire, dentro un pallone da sinistra, viene allontanata poi Awa, cerca la battuta al volo difficile, alto sopra la traversa di Borsellini. Sempre pressione dal calcio d'angolo e colpo di testa di Emanuello, appostato sul palo lungo. Masi non riesce a inquadrare la porta, pericolosa però la Pro Vercelli che ha un buon momento. Allora pallone dentro, filtrante per Gatto che poi finisce a terra, ma prima di lui Costantino, e qui viene fischiato il calcio di rigore dal signor Bitonti di Bologna. Questo fallo di Masini sul giocatore numero 33, da centravanti della Pro Vercelli. Assegna il calcio di rigore Rolando con il mancino, non sbaglia, e fa 1-1 quando sono 19 minuti sul cronometro della partita. Uno dei giocatori più attesi, il numero 7, la maglia bianca, Rolando. È freddo dal dischetto, con il sinistro spiazza Borsellini che si tuffa sulla sua destra. La palla però va sull'altro lato ed è 1-1 alla rete di Zeliak. Risponde Rolando. 42esimo, calcio di punizione di Iocolano. Si deve distendere qui Saro. Nella ripresa, 58esimo. Dentro il pallone dal calcio d'angolo, viene ributtato fuori, poi Awa. Riapre il gioco per Gatto sulla destra, lo scambio tra i due. Ancora Awa, che allora cerca di incunearsi con l'azione personale. Il tiro viene deviato, nessun problema, c'è qualche protesta per un fallo al limite dell'area. E vediamo la conclusione di Awa. E poi finisce giù il giocatore della Pro Vercelli, ma non viene segnalato niente. Il Lecco con Zeliak che si distende, Iocolano sulla tre quarti. Le finte di Iocolano, non può calciare. Poi vede arrivare Bolzoni, finta di passare il compagno, e poi cerca un destro a giro che finisce fuori di un non nulla, perché gira troppo presto prima di inquadrare i pali della porta di Saro. Colpo da biliardo cercato dalla fantasista ex Monza, che quando sembra non avere più idee tira fuori dal cilindro la solita genialata. E per poco non fa 2-1, 75esimo, sempre lui dalla bandierina. Il colpo di testa e poi Zeliak va a realizzare, ma Merli Sala nel saltare commette, secondo il direttore di gara, un'irregolarità su Gatto. Annullata la rete di Zeliak. 78esimo, lancio lungo, la stoppa Capogna che prova ad andare via ad Awa. Bene, dentro per Masini, la finta di Masini, il tocco involontario di Gatto, poi Capogna viene steso da Masi. Non ha dubbi Bitonti, che indica subito il dischetto. Grande 1-2 Capogna Masini, con un po' di fortuna la palla di Masini toccata da un avversario finisce ancora Capogna, che poi viene steso. Sempre sotto quella porta va Iocolano a calciare il rigore come nel primo tempo Rolando, e spiazza anche lui il portiere avversario. Iocolano, nono gol stagionale. 2-1 Lecco al 79esimo. Con il destro Simone Iocolano e spiazza Saro, tiro abbastanza centrale, leggermente defilato sulla destra, ma si tuffa da tutt'altra parte il portiere della Pro Vercelli, che reagisce, calcio di punizione a cercare Comi,
che cerca un'incredibile rovesciata, ma la palla rimane lì, poi succede di tutto, cerca il fallo da rigore qui il giocatore, il capitano della Pro Vercelli, Masi, che ride anche perché non c'è nulla. 89esimo, le finte di Gatto che può calciare, poi invece però cerca la soluzione dentro per Zerbin sul filo del fuorigioco, dentro ancora un pallone, poi il tentativo di bicicletta al volo di Emanuello, alto sulla traversa di Borsellini. Sono le ultime gocce della reazione della Pro Vercelli, colpo di testa ancora, nessun problema però per il portiere dell'Ecco che sostituisce l'infortunato Pissardo. Minuto 92, Awa pressato, riconquista palla il Lecco, Marotta per Azzi, c'è però buon gioco della difesa che sbaglia col tocco di Saro, Mastroianni lo fulmina come nel biliardino. 3-1 al 92esimo e vittoria in ghiacciaia per la formazione di Gaetano D'Agostino, che vince 3-1 alla Piola e si tiene in corsa per una qualificazione con un posto di quelli importanti ai playoff nella girone A di Serie C. Unica nota negativa per il Lecco, 5 ammoniti che erano in diffida e che salteranno la prossima sfida con la Lucchese, tra cui Mastroianni, proprio per aver tolto la maglietta durante l'esultanza del gol. Iocolano dentro il pallone, l'anticipo, 94esimo, finisce qui. Bitonti manda tutti negli spogliatoi. Vince il Lecco 3-1, che si mantiene in corsa per un posto di prestigio. La Pro Vercelli invece deve rivedere i suoi piani, la rincorsa al Como.